pioggia ma solo di gol ieri sera al picco fra Spezia e Sampdoria, con i blu cerchiati che si impongono ed alzano il trofeo Mattia ed Ilaria. Aquilotti già in campo un'ora prima della gara per salutare il pubblico spezzino dopo il ritiro di Sarnano, ma è una passerella per pochi intimi, perché a quell'ora gli spalti sono ancora deserti, mentre al fischio di inizio si contano quasi 4.000 spettatori, compresi i 500 tifosi doriani. Indicazioni positive per entrambi i tecnici, ma anche aspetti, specie nei meccanismi difensivi, che vanno limati in vista dell'inizio di stagione. Mister Di Francesco cambia molto rispetto alle precedenti amichevoli, mentre Vincenzo Italiano si affida a Krapikas in porta, Vignali Terzi, Marchizza e Ramos in difesa, a centrocampo Bartolomei, Matteo Ricci e Mora, mentre in attacco Federico Ricci, Gudjonsen e Delano. Primo tempo equilibrato, ma Samp in vantaggio dopo meno di 10 minuti con Bonazzoli, che dal limite dell'area batte Krapikas con un sinistro raso terra di incrociare. Un pasticcio difensivo 7 minuti dopo permette a Matteo Ricci di recuperare palla all'interno dell'area blucerchiata e servire Gudjonsen, che appoggia in porta la palla dell'1-1. Prima della mezz'ora Linetti serve un buon pallone in area per Maroni, abile a superare Krapikas con un delizioso tocco sotto. Allungo blucerchiato nella ripresa dopo la consueta girandola di cambi con Bastoni, Eric Capradossi e Crivello in difesa davanti a Krapikas. A centrocampo ci sono Maggiore, Aue e Acampora con Buffon, Pinto e Giasi in attacco. Sostituzioni anche per Di Francesco, che si affida a Murillo per Culei, l'ex Augello per Murru, confermando l'intero blocco della prima frazione di gara. Dopo 60 secondi Ramirez viene lanciato in campo aperto, vince un duello con Krapikas in uscita e deposita nella porta sguarnita. Al quinto Giasi, servito in area da Crivello, lascia partire un cross dal lato sinistro che si stampa sul braccio destro di Ferrari. Gersini assegna la massima punizione che Pinto trasforma. Il poker blucerchiato arriva al nono minuto e porta la firma di Toshby, che fredda a Krapikas sotto la curva piscina. Al 69esimo Quagliarella, entrato da una manciata di minuti, raccoglie un cross di Berezinski, approfitta di un'uscita a vuoto di Krapikas, realizza di testa il gol del 5-2. A 7 dalla fine, gran palla di Maggiore a scavalcare la difesa blucerchiata. Giasi si imbuca e dinanzi a Falcone lo salta insaccando il gol del 3-5. Davvero pregevole in questa occasione il contropiede dell'11 Aquilotto, che oltre ad aver bisogno di lavorare per oliare al meglio i meccanismi, urge di qualche ritocco, soprattutto in difesa, a cominciare dal giovane portiere Krapikas, apparso incerto in più di un'occasione. Al termine della gara la premiazione, con le mamme di Mattia e Ilaria a omaggiare il capitano spezzino Claudio Terzi e a consegnare il trofeo in memoria di due ragazzi rimasti per sempre nel cuore della tifoseria bianca, al bomber e capitano blucerchiato Fabio Quagliarella.